Sante Bandirali, per la prima volta qui a Cagliari, peraltro in occasione della 10ª edizione che qua si sta trasformando in festa a Cagliari. Sei qui per presentare sia la casa editrice Uovo Nero, ma anche l'ultima produzione, l'ultimo nato di questa casa editrice. Parliamo di entrambi. Sì, è una bellissima festa questa e sono contento di aver portato Uovo Nero, che è un progetto editoriale nel quale crediamo molto. In Uovo Nero vogliamo dare voce alla diversità, in particolare alla neurodiversità, quindi raccontare attraverso storie di ragazzi che vivono situazioni come l'autismo, la sindrome di Asperger, la dislessia, che cosa significa avere un cervello su cui gira un sistema operativo diverso. E questa è una cosa che abbiamo ottenuto all'inizio, soprattutto con la prima pubblicazione di un romanzo, il nostro primo romanzo, che è stato Il mistero del London Eye di Siobhan Dowd, che è l'autrice che sono venuto a presentare in quanto traduttore oltre che editore del libro. E poi ci siamo innamorati così tanto della scrittura di questa bravissima autrice anglo-irlandese da decidere di pubblicare tutti i suoi libri, visto che in Italia era una lacuna che ritenevamo abbastanza grossa, abbastanza grave. E in particolare oggi parlo negli incontri con i ragazzi di Crystal della strada, la storia di questa ragazza che si chiama Holly, che è una ragazza affidata ai servizi sociali, quindi abbandonata dalla madre, e che viene data in affido a una famiglia nella quale lei non si trova bene e decide di fuggire, costruendosi una nuova identità che la fa sembrare più grande, un travestimento, un po' come Ulisse che torna a casa. Questo la porterà a fare un viaggio non soltanto geografico, ma anche dentro se stessa e capire chi è realmente. Va bene, grazie. Grazie a voi.